Buonasera a tutti, spero che qualcuno mi mandi un segnale eventualmente su WhatsApp se non si sente, perché io ho disattivato i microfoni e spero di poter gestire la riunione da una piattaforma che non conosco, ma oramai siamo abituati a questi salti, tripli, da varie piattaforme a varie forme di comunicazione. E quindi se è stata avviata la registrazione, non lo so, spero di sì. Vediamo se. Mi sentite? Sì. Sì, è stata avviata la registrazione. Perfetto, allora possiamo iniziare le nostre 2 ore insieme. Io sono Teresa Consoli e vorrei subito iniziare ringraziando Live, il suo presidente, che peraltro è tra i nostri relatori, Gabriele Tomei, per questa occasione, perché in realtà l'occasione è quella di discutere dell'homelessness in Italia attraverso anche la pubblicazione che abbiamo fatto insieme alla collega Antonella Meo, che cercherà di tirare le fila di questo pomeriggio insieme. E Live, come dire, ci è sembrato il luogo dove poter avviare una prima riflessione sul tema, sui temi che nel libro cerchiamo di sollevare e anche insieme alla comunità dei valutatori. Ringrazio Hive, soprattutto dentro Hive ringrazio le mie, diciamo, compagne di avventura, perché c'è un gruppo tematico di Hive che è appunto valutazione delle politiche sociali, a cui collaboro insieme a Daniela Congiu e a Francesca Piascardino, che sono. Daniela oggi non poteva venire, ma Francesca è qui e ci aiuterà e spero anche contribuirà alla riflessione. Gruppo a cui si è recentemente aggiunto Nicola Orlando. Io sono molto contenta, speriamo di poter contribuire a diciamo, alimentare il dibattito sulla valutazione e sulla valutazione in particolare ovviamente delle politiche sociali. Il gruppo, anzi approfitto per dirlo, è un gruppo che appunto è di recente istituzione, è aperto a tutti ovviamente, quindi siete tutti invitati a partecipare, a contribuire alla riflessione sul tema. E devo anche ringraziare la FIOPS, della Federazione Italiana degli Organismi per i Senza Dimora, perché che qui è fortunatamente rappresentata da Caterina Cortese, e non solo, spero ci siano anche altri che partecipano al webinar. La FIOPS ha finanziato il volume che vedete appunto, la cui copertina è visibile a tutti, Homelessness in Italia, e soprattutto devo ringraziare moltissimo gli altri autori del volume. Alcuni sono appunto collegati, Anna Zenarolla, chi altri c'è, che abbiamo visto? Molti di quelli che parteciperanno e che contribuiranno al webinar oggi. E soprattutto con loro abbiamo intrattenuto uno scambio molto intenso nell'ultimo anno. Quindi, pur non partecipando direttamente adesso con la presentazione, spero che ci sia l'occasione di sentire le vostre voci, i vostri commenti e i vostri contributi. Come avete visto, siamo su una piattaforma che appunto io non conosco bene, ma che cercherò di gestire, che è GoToMeeting. Il webinar verrà registrato, quindi chi di voi non volesse farsi vedere deve disattivare il video quando sarà il suo turno per parlare. Rubo soltanto 5 minuti prima di passare la parola a Caterina Cortese, che sarà la prima dei relatori, per una breve riflessione che parte dal volume, ma che cerca di agganciare i temi che nel volume affrontiamo al tema della valutazione. Il ragionamento che abbiamo fatto con Antonella Meo nella scrittura di diciamo, dei nostri contributi nel volume e in generale in questo anno parte da una serie di riflessioni. Qui vorremmo sostanzialmente proporne due, cioè noi abbiamo rilevato che sul tema della homelessness c'è un'attenzione crescente nel dibattito europeo, nel dibattito italiano, nazionale, c'è un aumento, forse anche speriamo, di risorse destinate al contrasto di questo fenomeno. Diciamo, specularmente a questo abbiamo visto l'emergere di alcune strategie di intervento che vengono considerate
anche dalla comunità dei valutatori come particolarmente efficaci. Mi riferisco nel caso specifico alle politiche, diciamo, cosiddette housing led e in particolare al modello housing first, cioè a quelle forme di interventi che lavorano sulla, diciamo, sul garantire l'accesso a una casa nella maniera più veloce e più immediata possibile. Diciamo, scusate se vado con l'accetta nella definizione di queste cose, ma spero che ci sia tempo poi per il dibattito successivo. Quindi da una parte c'è un'attenzione crescente al tema dei senza dimora e in generale al tema dell'homelessness. D'altro canto c'è anche appunto l'emergere di queste strategie considerate evidence-based, che danno agli interventi di contrasto alla homelessness una rilevanza e una efficacia che diciamo, risultano particolarmente interessanti in questa fase storica. Allora, sulla base di questi due elementi, noi ci siamo interrogate su un paio di aspetti che qui vorremmo provare a condividere. Il primo è che qualunque tipo di riflessione necessita di un accesso a dei dati che vorremmo definire in maniera, diciamo, più sistematica, cioè in Italia la rilevazione sull'homelessness è stata fatta dall'Istat nel 2011 e poi nel 2014. Auspichiamo, ma forse su questo Caterina potrà darci qualche notizia, che venga fatta a breve una nuova rilevazione sul fenomeno dei senza dimora in Italia. Perché ovviamente su qualunque fenomeno è necessario che ci sia una sistematicità delle rilevazioni, pur sapendo che stiamo parlando di una popolazione mobile, di una popolazione e di un fenomeno che è molto difficile da diciamo, definire in maniera definitiva. Abbiamo la classificazione ETHOS, abbiamo una serie di classificazioni che ci aiutano e l'Italia su questo deve riuscire ad avere una sistematicità nella rilevazione dei dati. Accanto a questo, però, è aspetto più rilevante che sia appunto la collega Antonella Meo che io nella parte finale del volume cerchiamo di avanzare, è il tema di una riflessione pubblica su queste politiche. Che cosa intendiamo con riflessione pubblica? La necessità di tenere insieme, diciamo, la sistematicità di queste rilevazioni con la ricostruzione dello scenario istituzionale, politico e culturale entro cui vengono erogati i servizi e le conseguenti rilevazioni sul fenomeno e sui destinatari di questi interventi. Perché ci sembra importante questo aspetto? Perché il rischio di adattare le politiche a rilevazioni saltuarie e anche a volte, come dire, spesso molto settoriali, determina politiche altrettanto settoriali e su questo una riflessione invece va fatta perché queste politiche si inseriscono all'interno di uno scenario molto più complesso di trasformazione del sistema di welfare, di analisi degli interventi e dei servizi che vengono erogati, che è il momento di affrontare pubblicamente. Perché? Perché ovviamente stiamo parlando di un fenomeno molto complesso. L'attuale comprensione del fenomeno dell'homelessness passa attraverso queste sfide. Da una parte, appunto, la sistematicità delle rilevazioni e dall'altra la ricostruzione di questo scenario. Perché queste due sfide implicano la possibilità, di ricostruire, di restituire complessità alla vita delle persone che vivono per strada in una fase della loro vita e di poter lavorare su un altro aspetto di cui parliamo sempre troppo poco, che è la prevenzione, cioè la possibilità di non finire in strada. Come dire, gli argomenti che abbiamo cercato di affrontare nel volume attraverso il contributo di tutte le persone che hanno scritto capitoli e che hanno, diciamo, lavorato anche con noi in questo anno, diciamo, cerca di restituire questa complessità. Complessità al fenomeno, complessità alla vita delle persone, complessità alla politica che le vuole affrontare. E la disponibilità che attualmente c'è di studi recenti sulla valutazione dell'homelessness e anche su quella che viene chiamata l'eliminazione dell'homelessness, perché ci sono paesi come la Finlandia che ha dichiarato homelessness zero, si basa su una serie di
elementi che appunto mi consentono di fare il passaggio successivo e di passare la parola a Caterina, cioè ci consentono di dire che la comprensione di un fenomeno così complesso che riguarda una popolazione appunto mobile passa attraverso l'analisi delle politiche messe in campo, della macchina amministrativa che le eroga, ma soprattutto passa attraverso la valorizzazione di un sapere esperto, di chi sui territori vive, elabora i servizi, vive a contatto con le persone che vivono per una parte della loro vita anche in strada. E quindi solo in questo modo, solo attraverso restituendo complessità al fenomeno, è possibile costruire politiche efficaci. Efficaci perché riflettono quella dimensione pubblica che nel volume cerchiamo di mettere a tema con la collega Meo. Io spero di non aver detto troppo, mi interessava soprattutto appunto dare un po' le coordinate dei ragionamenti che abbiamo fatto nel volume e ci muoviamo adesso attraverso il contributo di Caterina Cortese, Francesco Mazzeo Rinaldi, Sabina Licursi e infine Gabriele Tomei. Caterina Cortese è sociologa della FIOPS e ci aiuterà a capire appunto la federazione che tipo di interventi realizza e soprattutto appunto i monitoraggi qualitativi che fa la federazione e anche una riflessione su quello che è la valutazione dell'avviso 4, su cui molte delle persone, forse anche di coloro i quali sono collegati, stanno lavorando, hanno lavorato. Dobbiamo mantenerci nelle 2 ore, quindi io ho già concluso, ho superato i miei 10 minuti, e quindi chiedo a tutti di mantenersi nei 15 minuti. Io ho l'arduo compito di mantenere il tempo, quindi passerei subito a Caterina il ruolo di relatore. Grazie Teresa. Il ragionamento e l'organizzazione che volevamo condividere è di appunto 15 minuti a testa e di poter fare un dibattito anche breve, speriamo, Sì, di 5 minuti certo. alla fine di ogni presentazione, in modo che poi invece alla conclusione poi Antonella avrà 10 minuti per fare tirare un po' le fila. A te la parola. Benissimo, allora buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per questo invito. E conosco Live da quando ero studentessa di sociologia appunto alla Sapienza di Roma e conosco, ho il piacere di conoscere molte delle persone presenti, quindi grazie, mi fa molto piacere. È un'occasione ghiotta per condividere un po' il lavoro che la federazione fa e ho preparato una presentazione PowerPoint un po' per facilitare le fila del discorso e spero la vediate. Mi confermate solo se si Sì, vede? sì. Sì, ok, perfetto. E sì, dunque, come diceva Teresa, io sono Caterina Cortese e lavoro per la FIOPS, che è un'organizzazione ombrello, diciamo una rete nazionale di realtà pubblico e private che lavorano con le persone senza dimora. Cioè una rete di servizi, di cooperative, associazioni, Caritas, ma anche servizi sociali pubblici, che offrono in prima linea i servizi alle persone senza dimora, quindi a quelle che le persone che rientrano nella definizione di grave marginalità adulta. E la FIOPS è un'associazione che fa advocacy per lo più con le istituzioni europee, nazionali, regionali, quindi porta avanti azioni di promozione e sensibilizzazione, ma ultimamente abbiamo sviluppato tutta una serie di attività, diciamo, di taglio culturale, analitico, di approfondimento e di studio. E in particolare oggi qui ho il piacere di rappresentare l'osservatorio FIOPS, che diciamo è una sorta di gruppo di studio, se volete, formato da esperti di settore, ricercatori, studiosi, ma anche componenti del comitato scientifico, tra cui molti dei presenti qui oggi fanno parte del comitato scientifico con il quale abbiamo il piacere di collaborare per attività appunto relative ad approfondimenti, ricerche, analisi o tanto più per la pubblicazione di un volume importante come quello che presentiamo oggi. Ricordo ancora
i primi scambi, i primi confronti con Antonella e Teresa quando abbiamo pensato di che era opportuno, era un momento storico importante proporre un volume che approfondisse le dinamiche, i processi e non facesse solo la fotografia dell'homelessness, ma approfondisse tutte quelle cose che appunto ci diceva prima Teresa. Con l'osservatorio noi proviamo a portare avanti delle attività specifiche che riguardano i profili delle persone, riguardano il disagio abitativo. Possono riguardare la correlazione tra l'essere migrante e la grave marginalità adulta e tutta una serie di dinamiche e di fenomeni legati alla povertà cosiddetta estrema. E abbiamo avuto la fortuna di lavorare col Ministero sulle linee di indirizzo, sulle indagini Istat, come diceva Teresa, e auspichiamo che a breve ci possa essere una nuova indagine nazionale che a quel punto invece faccia una fotografia puntuale di chi sono le persone senza dimora in Italia, che ad oggi, immagino sappiate tutti ormai, erano circa 50.000 nel 2014. E, cosa sono questi? Io mi soffermo un po' sui monitoraggi qualitativi che portiamo avanti con la federazione. E noi abbiamo questa, diciamo, fortuna di avere un rapporto, devo dire, abbastanza di prossimità e diretto con i nostri soci. E quindi parliamo di 130 organizzazioni per un bacino di utenza di circa 10.000 persone seguite da questi servizi. E quindi, diciamo, è un osservatorio ovviamente parziale dell'homelessness, ma pensiamo possa essere un osservatorio utile per contribuire alla conoscenza del fenomeno. E cosa proviamo a fare con i monitoraggi attraverso appunto delle metodiche rigorose? C'è una raccolta sistematica di dati relativi a determinati items, quindi dall'anagrafica degli enti, le caratteristiche dei servizi e delle equip professionali, al tipo di servizio che offrono, dai servizi bassa soglia all'housing first, tutta una serie di caratteristiche che cerchiamo di raccogliere sia attraverso, diciamo, i questionari standardizzati, attraverso interviste, focus, facciamo parte di studi comparativi in Europa, eccetera. Perché? Perché l'obiettivo che abbiamo è quello di produrre conoscenza rispetto al fenomeno. E produrre conoscenze e avere dei focus tematici, magari poi da approfondire con dei percorsi di valutazione un po' più strutturata. E questo è un po', ecco, quello che cerchiamo di portare avanti con le nostre attività di monitoraggio. E in particolare mi fa piacere condividere alcuni dei prodotti che abbiamo realizzato, anche con alcuni dei presenti con cui abbiamo collaborato, che ci consentono di rispondere un po' a quello che diceva prima Teresa, cioè la possibilità di avere uno sguardo attento e continuativo sul fenomeno con un certo rigore, una certa metodologia. E questo, per esempio, riguarda la nostra attività che ormai va avanti da 5 anni di monitoraggi sull'housing first. Come, diciamo, molti di voi sapranno sicuramente, l'housing first è uno degli approcci più innovativi per il contrasto alla homelessness e dal 2015 la federazione segue tutta una serie di soggetti che portano avanti dei progetti e periodicamente, di biennio in biennio, proviamo a fare questa raccolta metodica di dati, di informazioni, diciamo anche di taglio qualitativo, perché raccogliamo anche delle bellissime storie di vita che potete trovare anche sul sito, che ci aiutano un po' a raccontare come sta cambiando l'approccio all'homelessness. E questa è una delle attività, diciamo, che ci vede anche abbastanza protagonisti da un punto di vista nazionale, perché il nostro tentativo è sempre quello di fare dei monitoraggi, appunto, che raccolgono dati territoriali, ma che confluiscono in un unico rapporto nazionale. E questa è una delle attività continuative. Un altro bel report che abbiamo, diciamo, da poco pubblicato è quello sugli impatti della pandemia sulle persone senza dimora. E abbiamo collaborato con l'IREF, con la Caritas, con Sabina Licursi dell'Università della Calabria. Abbiamo fatto delle interviste qualitative per scoprire quali erano gli impatti che la pandemia stava generando sia nei servizi e in parte anche nelle persone senza dimora. E questa appunto è una breve carrellata e l'attenzione chiaramente
volendo concentrare l'attenzione su un'attività di monitoraggio che si presta probabilmente ad aprire su attività di ricerca e valutazione è quella del monitoraggio dell'avviso 4. Che cos'è l'avviso 4? È un'attività, scusate, è un programma stanziato dal Ministero che offre delle risorse risorse strutturali per finanziare servizi di contrasto alla grave marginalità adulta. E abbiamo iniziato con l'Università di Bologna, quindi ringrazio un ringraziamento al professor Prandini e alla dottoressa Giulia Canuggi che hanno portato avanti per 2 anni la prima fase del monitoraggio dell'avviso 4. E grazie a questa prima indagine abbiamo potuto osservare, e lo vediamo qui, scusate, mi sposto il cursore, in questa cartina vedete brevemente rappresentate tutte le città che siamo riusciti a coinvolgere nel nostro monitoraggio. Quindi abbiamo ben oltre 20 ambiti territoriali su tutta Italia, chiaramente maggiormente rappresentato il centro-nord, il nord, scusatemi, e qualche città del sud. È un monitoraggio che è in itinere. Quindi abbiamo iniziato nel 2019 e proprio in queste settimane abbiamo ripreso l'attività di monitoraggio allargandola ad altri territori che hanno avviato i loro servizi. E, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è, aspettate, devo rispostare, scusatemi. L'obiettivo è quello di analizzare più nel dettaglio quello che è accaduto attraverso l'uso di queste risorse. E che cosa abbiamo provato a fare? E abbiamo creato un questionario che ha raccolto delle informazioni sui servizi finanziati e sui beneficiari, sulla governance e sul partenariato, sulle opportunità offerte da questo avviso 4 e sugli output di progetto. Perché l'avviso 4 prevedeva degli indicatori di risultato molto stringenti, anche molto puntuali, che danno un po' la misura delle cose. Non sono sufficienti a capire l'impatto dell'avviso 4, ma sono, diciamo, una pista interessante. E quest'anno abbiamo diciamo, introdotto nella metodologia di analisi altre 3 sezioni che prevedono una sezione di approfondimento su cosa è accaduto nel 2020 durante il Covid. Un focus su Housing First che abbiamo constatato già nel primo biennio essere l'approccio più utilizzato dai territori grazie all'avviso 4 e poi una serie di interviste ovviamente focalizzate con le cabine di regia o con enti di terzo settore che stanno portando avanti i servizi. Che cosa è emerso? Allora, scusate, torno indietro. E, vi porto solo diciamo, un tentativo di 2 fotografie dei risultati, e cioè che cosa è successo grazie a questo, a queste risorse stanziate e anche a tutta l'attività, se volete, di accompagnamento, formazione e monitoraggio che con la Federazione e all'inizio anche con l'Università di Bologna abbiamo portato avanti, che sembra esserci una diffusione capillare. Della Housing First come approccio. All'interno della distribuzione delle risorse c'è una netta prevalenza dei territori verso l'applicazione di servizi bassa soglia, quindi servizi che effettivamente servono come risposta primaria ai bisogni primari alle persone senza dimora, ma c'è decisamente una fetta di territori che si dedica all'Housing First. E questo avviene sia nei contesti metropolitani, ma se volete ancora di più nei contesti di medie dimensioni. E le risorse avviso 4 sono servite anche molto a consolidare i servizi alla marginalità estrema e questo per esempio ha consentito, grazie all'utilizzo dei fondi, di rafforzare per esempio il segretariato sociale o di rafforzare centri diurni, quindi tutta un'altra serie di offerte che hanno rafforzato e consolidato i servizi preesistenti. Quindi la domanda che ci poniamo a distanza di 2 anni, anche per il nuovo ciclo di monitoraggio, è se siamo o non siamo magari di fronte anche a una sorta di cambio di paradigma un po' nell'approccio di intervento. È ardua come domanda, però ci fa un po' pensare perché i territori, la maggior parte, hanno appunto applicato la Housing First.
Un'altra delle evidenze, diciamo, decisamente interessanti che emerge dal monitoraggio è relativa ai beneficiari. Come diceva prima Teresa, il fenomeno è molto complesso ed è difficile, è difficilissimo costruire dei profili che non cambino repentinamente. E quello che abbiamo constatato col monitoraggio è che c'è un accesso differenziato ai servizi. Le persone senza dimora non sono tutti uguali, sono esse stesse una popolazione con delle subpopolazioni, con delle caratteristiche precise. Abbiamo i giovani, abbiamo gli anziani, abbiamo le persone con disturbi mentali, abbiamo diversi profili sociali. Ecco, attraverso uno studio più analitico dei servizi e della frequenza delle persone ai servizi, possiamo cogliere delle differenze. Per esempio, beh, ovviamente risposte standardizzate rispondono ad alti numeri, abbiamo progetti housing first su piccoli numeri, abbiamo per esempio i giovani che si rivolgono più ai centri diurni che non ai notturni e così via. E questo ci aiuterà sicuramente un pochino a strutturare future indagini nazionali, un po' come dicevamo all'inizio, senza schiacciare necessariamente o settorializzare le statistiche solo su un target, perché quello che emerge sempre di più è quello che appunto viene anche ribadito molto bene nel volume, cioè i continui processi di scivolamento che portano altre persone a trovarsi in condizioni di povertà. E ecco, attraverso queste attività di monitoraggio, qualche trend, qualche evidenza, qualche dato più significativo emerge. Poi, naturalmente, ci sono tutte le serie di opportunità o criticità. Non mi dilungo perché chiaramente il report è molto complesso e lo trovate online ed è una lettura comunque interessante per chi è appassionato al tema, naturalmente. E ci sono appunto, grazie anche sempre all'attività di monitoraggio, siamo riusciti a cogliere quelle che sono un po' le opportunità o le criticità di un programma di questo tipo. Caterina, i tuoi E 15 minuti diciamo che sono finiti, sono però vai tranquilla verso le conclusioni. sì, queste le possiamo immaginare nel senso che un programma di questa portata è stato molto ambizioso fin dall'inizio, ha portato i territori a scontrarsi con una programmazione molto ambiziosa e con dei tempi di attuazione decisamente stringenti, tanto più che adesso i territori sono in attesa di una proroga di questo avviso 4. Il partenariato, le reti sono al contempo una risorsa, ma sono al contempo una criticità perché è difficile coordinarsi sui territori. Lo sappiamo benissimo, la storia dell'integrazione sociosanitaria. E cosa vorrei dire oggi in questa sede? Vi ringrazio nuovamente per l'invito. È che probabilmente questo tipo di monitoraggi lasciano un bagaglio. E quindi, poi nel passare la parola al professor Mazzeo, mi fa piacere un po' soffermarmi su questa slide, cioè questo tipo di informazioni che noi ricaviamo dai monitoraggi sono al servizio, diciamo così, della comunità, anche della comunità soprattutto scientifica. Quindi il chiederci, ok, da questo tipo di informazioni riusciamo a sviluppare interessi di ricerche, domande di valutazione, la famosa teoria del cambiamento, cioè cosa porta al cambiamento nell'homelessness? Cosa è cambiato nella vita delle persone, oltre ai dati? Tutta una serie di informazioni che speriamo possano essere utili e soprattutto a una comunità come voi che si occupa di valutazione. Grazie, grazie mille. Scusate se ho sforato. Grazie a te Caterina, grazie. Io intanto ho inserito nella chat il messaggio per chi volesse intervenire. Ho interrotto la condivisione, Sì, giusto? si è interrotto la condivisione e così vediamo se riusciamo a vederci. Mi vedete? No. La domanda, la ricerca si trova quindi online? Sì, sul Sì. sito della FIOPST. Caterina, puoi mettere il Sì, me sito? lo metto in chat dai link. Esatto, grazie, grazie molte. Aspettando che qualcuno formuli qualche domanda, io mi prendo il piacere di fartene una.
E cioè negli studi che circolano sull'housing first, l'elemento più caratteristico sulla valutazione di questi progetti riguarda i destinatari, cioè sostanzialmente si dice che io non riesco ad attivare la telecamera, ci provo, vediamo se riesco più tardi. Sostanzialmente si dice che riguarda e che è efficace soltanto su una porzione della popolazione homeless molto ridotta, cioè per gli homeless critici, quelli diciamo di cronici, ecco, scusate, non critici, cronici. E su questo le riflessioni che possiamo, diciamo, che vengono fuori dal monitoraggio, che cosa ci dicono, che cosa possiamo aggiungere come informazione? Perché è indubbio che nei paesi dove hanno adottato Housing First non solo hanno adottato, come sappiamo, modelli diciamo diversi che non replicano esattamente il modello originale, ma spesso hanno anche ha funzionato laddove hanno adottato diciamo strategie più ampie, quelle che appunto ricadono nell'housing led, non necessariamente nel modello dell'housing first. Il monitoraggio su questo che cosa vi restituisce? Allora, sicuramente restituisce, no, noi confermiamo che il target privilegiato di riferimento anche dei progetti che monitoriamo sono gli adulti con anni di vita in strada, con problemi di dipendenze e una multiproblematicità. Quindi devo dire che sull'Italia molti dei progetti hanno accolto quel tipo di persona che negli altri servizi non ci sta, non trova soluzione. E quindi nell'housing, nonostante le difficoltà nell'accompagnamento, perché poi la casa rappresenta un primo passaggio, ma poi sappiamo che c'è tutta l'attività di accompagnamento di equip. In alcuni territori, tra cui in Sicilia, dove magari non c'è un'homelessness cronica di quella, con quelle caratteristiche, sono stati adottati diciamo, dei progetti che si ispirano ai principi del rapid rehousing, quindi la casa come elemento principale, ma con degli accompagnamenti più magari orientati al lavoro, quindi per magari madre e bambino o per nuclei, diciamo, con delle declinazioni chiaramente territoriali. Quindi sì, diciamo, i target possono variare. Sì. E, diciamo, siccome molta, non vorrei dire della retorica, però dell'efficacia del programma Housing First è legato proprio a una popolazione specifica, l'efficacia di questi programmi la rilevate in maniera trasversale. La rileviamo soprattutto per le persone senza dimora che diciamo, partono da zero. Una volta in casa, per loro si realizzano tutta una serie di diritti, a partire dal diritto alla residenza, al sostegno al reddito, a trovare un lavoro, al ricongiungimento familiare, tutta una serie di diciamo, emancipazioni da una situazione di isolamento e di invisibilità che una volta in casa avviene. I dati ci dicono che uno su due ha un reddito, cioè riesce ad ottenere il reddito di cittadinanza. Molte delle persone si impegnano via via in attività brevi, lavorative, circoscritte, che però li fanno sentire vivi. Altri si sentono diciamo, anche tristi in casa e quindi c'è bisogno di lavorare invece più sulla relazionalità, sulla socialità. Dipende, però gli impatti, cioè gli effetti della casa sul benessere della persona e sulla esigibilità dei diritti è evidente, almeno dai dati che abbiamo Ok, raccolto nel monitoraggio. ti ringrazio. Credo che ci sia qualche. Non so se Ludovico Consimu vuole intervenire. Vi chiedo scusa, ma io non riesco ad attivare la fotocamera, quindi Sente? perdonate. Prego, sì, sentiamo bene. Oh, sto scrivendo in chat direttamente la domanda, No, no, ma la prego. faccio parlare anche a voce. Grazie. Tanto ringrazio per l'organizzazione del seminario e saluto un po' di amici collegati. Ho fatto parte anche dell'AIV tempo fa ormai. E, ritornando al punto, mi chiedevo perché uno degli aspetti critici, io sto seguendo per la Commissione europea e per la DG occupazione, anche l'aspetto legato alla senza fissa dimora, le politiche portate avanti con i fondi sia FEAD, come per esempio o inclusione, quindi Fondo Sociale Europeo, io in particolare mi occupo di Pommetro.
Uno degli aspetti appunto critici era la sostenibilità di alcuni progetti, nel senso che sono molte volte legati a quelli che sono i flussi finanziari pubblici. E quindi una volta che questa parte, questa fonte di finanziamento, comunque il progetto viene meno, forse si perde a volte appunto l'efficacia di alcune azioni. Mi chiedevo se questo aspetto l'avete analizzato, avete fatto come dire, delle riflessioni su questo. Sì, prima di passare la parola per una risposta sintetica a Caterina, aggiungo, diciamo, a rinforzare questa domanda che nei paesi dove appunto si è raggiunto lo zero funzionale nell'homelessness, stiamo parlando appunto di paesi dove l'investimento è stato cospicuo ed è stato lungo nel tempo, cioè la Finlandia, la Danimarca, l'Irlanda hanno investito milioni di euro negli ultimi 20 anni. L'Italia, su questo vediamo Caterina cosa ci dice. L'Italia ha investito 100 milioni di euro sull'homelessness, che diciamo rispetto al precedente ciclo di programmazione delle politiche sociali è stato un grande investimento. Sulla capacità di spesa dei territori è emersa come criticità. E chiaramente quello che diceva il dottor Consimo, Consimo. sì. Sì. Diciamo, è una criticità reale, è stata evidenziata tra le criticità nel questionario da parte dei territori, così come la difficoltà anche di rendicontazione e di gestione dei fondi strutturali, che come sappiamo non sono esattamente semplici nella gestione. E questo richiede tutta una serie di attività di advocacy e di anche, se vogliamo, capacitazione delle amministrazioni a riuscire a gestire meglio finanziamenti di questo tipo. L'intuizione è stata ottima, quella dell'avviso 4 e della sinergia dei fondi, ha fatto sì che molti progetti di Housing First fossero cofinanziati sia dal Fondo Sociale che dal FEAD, e questa è stata una grande conquista. Speriamo appunto in una programmazione che faciliti un po' l'utilizzo delle risorse e preveda meccanismi di rendicontazione o di spesa, diciamo, che rispondono anche alle esigenze del sociale. Grazie Caterina, grazie. Io purtroppo devo interrompere e passare la parola a Francesco. Aggiungo che questo è stato probabilmente anche un elemento di forza della sperimentazione di Housing First in Italia, perché ha consentito, diciamo, l'emergere dal basso e attraverso la federazione di una, diciamo, del ritorno a una politica nazionale che si riflette, no, nelle linee guida, che si riflette anche nell'avviso 4, diciamo, nel ruolo che la federazione sta giocando nel riflettere sul piano nazionale sull'implementazione di questi interventi. Grazie, passerei la parola a Francesco Mazzeo Rinaldi. Io ho messo in condivisione la copertina, forse è meglio se vediamo te piuttosto che la copertina. Questo non lo so, diciamo, Vai. questo è da vedere, da verificare questa cosa, Sì. da vedere. Tanto saluto Vito che non vedo da diversi anni ormai e mi fa un sacco di piacere rivederti in questa occasione. Francesco, ma Allora, tu perché non ti fai vedere? ma Perché io la io telecamera. la mia telecamera è accesa. Ecco, però c'è un problema con la telecamera, io non vedo. Ok, vai. Spero che mi vediate, piccolo ma comunque mi vediate. La mia telecamera è accesa, dovrebbe funzionare. Allora, io non ho slide, cercherò di essere abbastanza breve e rispettare sicuramente i tempi. Allora, noi abbiamo, diciamo, discuterò fondamentalmente un po' del nostro contributo, del capitolo scritto da me e da Elvira Celardi. Del contributo, quindi del volume di cui stiamo parlando oggi. Ovviamente, considerato il tempo che ho a disposizione, prenderò alcuni aspetti che penso possano essere più interessanti, visto anche, diciamo, la cornice entro cui stiamo presentando il libro, quello dell'Associazione Italiana di Valutazione, che ringrazio il Presidente per questa bella iniziativa. Allora, diciamo che proverò a riprendere due questioni prevalenti.
del nostro contributo. La prima riguarda fondamentalmente un'analisi che abbiamo effettuato sui sulla letteratura, diciamo, guardando i risultati, ma prevalentemente anche ai limiti legati alle numerose valutazioni che nel corso degli anni a livello internazionale sono state effettuate su questo tema, con una specifica attenzione al modello Housing First. Mi riallaccio anche alle cose che si sono appena discusse, dei primi risultati di monitoraggio dell'avviso 4. Come vedete, insomma, è un modello che anche in Italia abbiamo studiato precedentemente, la sua diffusione è abbastanza, diciamo, si conferma come sicuramente un modello molto, diciamo, che ora è abbastanza radicato. La seconda questione che proverò ad affrontare qui e che in qualche maniera riguarda evidentemente il contenuto del nostro contributo è l'orientamento valutativo che abbiamo proposto nel capitolo per analizzare gli interventi di contrasto alla homelessness che avviati in Italia fondamentalmente grazie all'avviso 4, non solo rispetto all'avviso 4, ma l'avviso 4, come avete visto, insomma, come ha già anticipato e discusso Caterina, sicuramente ha rappresentato un elemento di grande discontinuità rispetto al tema. Conclusivamente proverò a sviluppare alcuni aspetti che riguardano più, potremmo dire, questioni di metodo, ma un paio di sollecitazioni anche rispetto alla prospettiva valutativa che abbiamo immaginato nel capitolo, a cui rimando evidentemente, diciamo, per una discussione più completa. Allora, riprendiamo la questione ripartendo dal primo aspetto, cioè nel panorama internazionale le valutazioni, gli studi valutativi, le ricerche valutative che si sono concentrate su questo tema, in particolare sull'housing first, sono molte, diciamo decisamente numerose. Considerato appunto il modello, diciamo, la diffusione del modello e gli investimenti sul modello. Diciamo che le prime valutazioni iniziali sono state valutazioni, in realtà non solo iniziali, per un lungo periodo, prevalentemente, come dire, e giustamente orientate a rispondere a domande, funziona o non funziona, quindi diciamo con una prospettiva di questo genere. E mi ricollego anche ad alcune questioni che prima Ludovico Pepito sollevava sulle questioni dei costi, no? Una delle domande tipiche, quindi degli strumenti di valutazione adottati, era appunto legata all'analisi costi-benefici, cioè quanto un modello del genere è sostenibile rispetto a una spesa sul tema affrontata attraverso metodi più tradizionali. Quindi, diciamo, le valutazioni sono state costruite con questa logica, guardando ad alcuni aspetti. Migliorano le condizioni di salute dei partecipanti, riescono a incrementare il benessere psicofisico, diminuiscono le dipendenze, quindi forse si riduce l'accesso ai servizi di emergenza, quindi migliorano i bilanci della sanità pubblica, quindi, dal punto di vista il costo utilità o del costo beneficio, è possibile immaginare che sia un modello che possa andare a sostituire modelli più tradizionali. Utilizzando spesso una variabile risultato, soprattutto considerato che prevalentemente sono stati adottati metodi sperimentali o quasi sperimentali in alcuni casi, adottando una variabile risultato che è quella tipica dell'housing tenure, cioè la capacità fondamentalmente di mantenere i soggetti all'interno delle abitazioni assegnate, appunto nei modelli di un certo tipo di modelli, appunto anche controfattuali, era la variabile prevalente, la variabile risultato. Allora, non discutiamo qui, non abbiamo tempo per discutere, diciamo, dei pregi, diciamo, delle sporre evidenze robuste rispetto ad alcune questioni, quindi la valutazione ha fatto tanto, sicuramente, per rendere esplicito non solo la convenienza, ma anche l'efficacia dei programmi e delle iniziative di Housing First. Ragioniamo un attimo qui, e poi è stato un po' il ragionamento che abbiamo anche tentato di fare nel capitolo, più guardando un po' i limiti, no, di queste valutazioni, anche per ragionare prospetticamente a quella che era la nostra idea di valutazione possibile partendo dall'avviso 4. Diciamo che
anche per ragioni, come dire, di economia complessiva della discussione, potremmo ricollocare questi chiamiamoli limiti a due questioni generali. Una è stata già sollevata precedentemente, la riprendiamo qui, è un po' legata al target, se volete, e ha probabilmente anche delle prospettive, diciamo, delle ricadute forse etiche sul piano, diciamo, della valutazione. L'altra, collegata a questa, sicuramente ha più un profilo, se volete, metodologico. Due aspetti utili, diciamo, su cui abbiamo ragionato nel capitolo, anche per, come vi dicevo, delineare un po' quelle che potevano essere le prospettive di valutazione. Allora, per quanto riguarda la prima, no? Il target, considerate che nella maggior parte dei casi, quasi tutti gli studi valutativi, soprattutto nel primo periodo, e non solo però nel primo periodo, diciamo a partire dagli anni 2000, non differiscono granché diciamo, con riferimento al target che è stato oggetto di indagine e evidentemente alle problematiche a cui quel target è soggetto, no? La maggior parte degli studi, direi quasi il 90% degli studi, hanno come campione di riferimento individui single, per lo più uomini, con un'età compresa ben definita in un range di circa 10 anni, tra i 35 e i 45, che è caratterizzato, lo dicevamo prima, da disturbi mentali, da dipendenze varie, di alcol, stupefacenti, e peraltro, da molti anni in strada, e peraltro, come dire, condotti tutti gli studi all'interno di aree metropolitane, no? Quindi di contesti più o meno simili tra loro. Sono invece molto pochi gli studi che hanno, cercando di portare evidenze robuste evidentemente, a quello mi riferisco, che hanno portato informazioni, che hanno ragionato, diciamo, dal punto di vista valutativo sul funzionamento di programmi su target diversi, cioè per donne, per giovani, famiglie, ma anche persone, cioè anche lo stesso target, però, come dire, che soffriva magari di malattie croniche diverse rispetto al target prevalente, no? O che soggetti maschi, adulti, a rischio di discriminazioni sociali, piuttosto che minoranze etniche, su quello non c'è nulla. Allora, se in un primo momento, quindi nel primo arco temporale, potremmo dire i primi 10 anni, no? In cui queste valutazioni si sviluppano, questo problema poteva in parte dipendere dalla, potremmo dire, difficoltà oggettiva, fondamentalmente, a trovare e a reperire programmi di housing first riferiti, no, a target differenti. In un secondo momento, cioè quando housing first si, come dire, allarga, va in altri contesti, questo argomento diventa certamente più difficile da sostenere. Quindi questo sicuramente è un problema, ed è un problema, come dire, significativo rispetto alle evidenze che vengono portate. Lo è in particolare perché housing first, come sappiamo bene, viene, come dire, esportato in contesti altri rispetto a quelli in cui gli studi vengono fatti, e soprattutto vengono arruolati soggetti che hanno caratteristiche completamente diverse rispetto a quelli sui quali le evidenze sono state costruite. Secondo limite, e questo è più, diciamo, è collegato certamente al target, ma ha più una questione squisitamente metodologica, cioè gran parte della letteratura che ha fatto analisi, magari di secondo livello, sulle valutazioni condotte già a partire dal 2010 e sino al 2017, quindi diciamo un arco temporale significativo, lamenta, mettiamola così, sul piano metodologico, i campioni particolarmente ristretti. Ci sono almeno una decina di studi internazionali che, come dire, insistono su questo punto. Campioni su cui vengono condotte le analisi particolarmente ristretti, grandissima difficoltà a effettuare randomizzazioni, considerate che appunto i metodi a cui facevo prima riferimento, e difficoltà enormi a parlare di risultati anche solo statisticamente significativi, anche in considerazione del fatto di quella di prevalenza di target a cui avevo fatto prima riferimento. Quindi, diciamo, questo è un problema non indifferente, un limite non indifferente sulla robustezza delle evidenze che evidentemente venivano prese diciamo, rispetto, diciamo, all'efficacia, a tutte le questioni che sono nel tempo state portate sui modelli housing first. Altra questione, diciamo che gran parte degli studi non tengono particolarmente conto
conto del grado di fedeltà al modello. Cioè è difficile, come abbiamo detto, diciamo nel corso degli anni il modello si insomma, va in altri territori, si viene applicato in altri contesti, quindi è difficile sapere in che misura quelle esperienze si sono di fatto discostate dal modello originario. Queste valutazioni in particolare, queste valutazioni quantitative, dicono poco delle componenti del programma e probabilmente ancora meno delle fasi implementative. Pensate che il contesto di attuazione per lo più viene quasi del tutto omesso, almeno nella presentazione dei risultati degli studi valutativi. Su questo c'è un articolo molto interessante, uno degli ultimi, devo dire, che ha affrontato in maniera sistemica, almeno uno degli ultimi che conosco io, che è stato pubblicato più o meno a fine del 2018 su Evaluation, sulla rivista Evaluation, scritto da Sebastian Lemire e Tina Christie, che appunto, per quanto diciamo parlino, diciamo, l'articolo è concentrato su altre questioni, ma fanno riferimento a studi fatti in particolare da Sebastian Lemire su una grande, chiamiamola review sistemica condotta dal ricercatore su oltre 400 studi, partendo da circa 400 studi, e su questo diciamo gli autori evidenziano moltissimi limiti, no? Rispetto alle diciamo a un certo modo di sviluppare evidenze rispetto a queste tematiche. Quindi questo è un articolo secondo me molto molto informativo. È abbastanza recente, peraltro, quindi parliamo anche di valutazioni svolte su questi temi anche, diciamo, negli ultimi anni. Sappiamo benissimo, evidentemente, in parte lo abbiamo detto, ed sono molto belle, peraltro, le esperienze italiane da questo punto di vista, che il modello originale è stato, come dire, no, esportato con varianti anche molto interessanti e molto diverse rispetto al modello originario, e il dibattito scientifico, evidentemente, si è ampliato contestualmente, no? Prevalentemente rispetto proprio alla fedeltà dei programmi. Sappiamo il Fidelity Index, sappiamo il Pathways Housing First Fidelity, tanti altri strumenti, alcuni adattati per esempio nell'esperienza italiana, alcuni anche da alcuni autori presenti nel volume, che hanno sviluppato degli strumenti molto interessanti, e quindi certamente alcune questioni sono potenzialmente osservabili, diciamo, anche dal punto di vista delle modificazioni. Però direi che dal punto di vista, come dire, dello studio, della possibilità di indirizzare studi valutativi sul tema, piuttosto che soffermarsi, direi, sullo studio dell'efficacia dei programmi in rapporto al raggiungimento di obiettivi o di variabili che in qualche maniera sono necessariamente predeterminati, no? Indicatori di risultato, eccetera. Quello che sarebbe opportuno che gli studi, diciamo, privilegiassero, gli studi sul contrasto a questo fenomeno, privilegiassero, se possibile, l'analisi di meccanismi e di quei meccanismi che è possibile attivare in determinati contesti, per cercare di comprendere quali potenziali, anche se volete, esiti possono essere generati su specifiche categorie di soggetti che non sono appunto solo ed esclusivamente quelle tipologie di soggetti sui quali diciamo la letteratura valutativa di un certo tipo si è concentrata nell'ultimo quindicennio presumibilmente, e confrontare quindi quali meccanismi si attivano rispetto a casi differenti. Allora, considerato che le strategie di contrasto alla homelessness, come è stato precedentemente sottolineato, e che sono in qualche maniera state, se volete, anche individuate, no? Nelle linee di indirizzo ministeriali, l'avviso 4 per esempio, non solo si sono rivolte e continuano a rivolgersi a un target certamente eterogeneo, ma contestualmente si inseriscono forse per la prima volta in un sistema di welfare che certamente è completamente disarticolato, no? Francesco, i tuoi 15 minuti sono finiti. Già passati. Sì. Oddio, va bene. No, va, ma allora, vai verso le conclusioni, ti ascoltiamo con piacere. Quindi prenditi il tempo che ti serve. Allora, scusa, sono un po' lungo. Allora, qualche minuto, ruberò qualche minuto in più. Allora, la nostra proposta rispetto a queste dinamiche, qui appunto entro nel secondo e ultimo punto della mia presentazione, l'abbiamo sviluppata attorno a un impianto di tipo realista.
sviluppato utilizzando come strategia di ricerca lo studio di caso, guardando a diversi contesti di attuazione in Italia. Era questa la prospettiva, peraltro, che avevamo discusso tante volte con FIOPS, poi magari ci sarà possibilità di ritornare su questa questione. L'idea era quella di prevedere il confronto degli esiti emersi nei singoli studi di caso. Non era tanto questa, quanto di tentare, era un tentativo evidentemente, di andare un po' oltre. Cioè, per ogni studio di caso, esaminare quelle configurazioni tipiche dell'approccio realista, cioè la contest mechanism e outcomes, che hanno condotto, che avrebbero potuto condurre condurre a determinati esiti. Diciamo che la scelta di adottare lo studio di caso come strategia di ricerca in combinazione con la prospettiva realista come orientamento metodologico, dal nostro punto di vista sposta il focus dell'analisi valutativa dai risultati, quindi diciamo da tutte quelle dinamiche prefigurabili inizialmente, al miglioramento del sistema di servizi per i senza dimora. Era questo il tentativo ed è questo quello che abbiamo provato a specificare nella nostra prospettiva. Rubo ancora un minuto, Teresa, esatto. Per fare solo esclusivamente per sottolineare due questioni che ritengo particolarmente utili e che in qualche maniera sono un po' il frutto, no? Sia di quello che abbiamo immaginato in questa prospettiva di valutazione, ma anche un po' il frutto di quello che, come dire, mi capita di leggere rispetto a valutazioni realizzate che in qualche maniera stanno all'interno del perimetro delle valutazioni basate sulla teoria, un po' come quelle che abbiamo prospettato noi, anche se evidentemente con delle differenze di carattere, diciamo, di tecnicalità. Potrebbe essere utile sottolinearlo qui per evitare che, come dire, in un prossimo futuro quelle critiche che noi, ma tanti altri autori, muovono a un certo tipo di valutazioni fatte, in particolare su housing first, appunto, quel genere di valutazioni possa essere presto, mosso anche su quelle valutazioni che spero si possano avviare, appunto, valutazioni in qualche maniera legate un po' alla teoria dei programmi. Allora, due questioni prevalenti che secondo me vanno sottolineate. La prima è quella di cercare di rimettere al centro la teoria nella teoria del programma. Cioè il ruolo e il valore delle teorie, diciamo, delle scienze sociali in generale, è un argomento costante nel dibattito sulla valutazione basata sulla teoria. Però, nonostante questo interesse, il modo con il quale i valutatori usano le teorie nella loro teorizzazione del programma, cioè nell'individuazione della logica, per esempio, ed è fondamentale, secondo me, provare a porre maggiore enfasi in quello che viene in letteratura definito come theory knitting, cioè l'utilizzo di una o più teorie prese in prestito dalle scienze sociali come base concettuale forte, sia per la definizione della logica di programma, quindi nella costruzione dei programmi, delle iniziative che siano, dei fondi che siano, che per l'individuazione della logica nella fase di valutazione. Questo è un aspetto fondamentale che deve essere rimesso al centro dell'interesse dei valutatori. La seconda e ultima questione, che secondo me vale la pena, su cui vale la pena riflettere, è quella di rafforzare la, si può dire, testabilità, la capacità di testare, no? Le teorie del programma. Uno degli obiettivi centrali, cioè di assoluto riferimento della valutazione, di tutte le valutazioni che in qualche maniera stanno dentro il perimetro delle valutazioni basate sulla teoria, è stabilire quello che John Main tanti anni fa definiva come associazione plausibile. Un'associazione plausibile tra uno specifico insieme di componenti e i suoi risultati, e i risultati evidentemente del programma. Questa associazione plausibile, che è una questione, come dire, di applicazione del metodo, comporta tre questioni fondamentali. La conferma probatoria degli elementi chiavi della teoria del programma, altrimenti incerti.
l'esame dei fattori di influenza, almeno quelli prevalenti sugli elementi chiavi, e terza questione, la confutazione delle spiegazioni alternative. Tre elementi che, ahimè, almeno io ritrovo raramente nelle valutazioni realizzate secondo, diciamo, sotto l'ombrello della valutazione realista. Il rischio è che ci esporremo a critiche importanti, soprattutto quando queste valutazioni verranno utilizzate per valutare gli impatti di programmi complessi come quelli di cui qui oggi riflettiamo. Scusate se ho sforato. Grazie Francesco. Più che altro abbiamo bruciato il tempo del dibattito. Se c'è qualche domanda e volete metterla in chat o direttamente porla a Francesco, perché il tempo è stato... ha preso tutto il tempo che era destinato al dibattito. Intanto questo chiudo questa condivisione. Sono i vecchi trucchi per non farsi fare domande. Vecchi, in particolare vecchi. Carlo, vuoi chiedere qualcosa tu a Francesco? No, poi più tardi faccio una domanda unica. D'accordo. E allora, se non ci sono domande, devo dire che molte cose che Francesco ha detto hanno solleticato riflessioni e ulteriori problemi rispetto a quelli che cercavamo di porre all'inizio, su tanti fronti, sia sulla dimensione del target, sia sulla dimensione della teoria. Speriamo di avere un po' di tempo alla fine, non lo so. Passato il ruolo di relatrice a Sabina Licursi, collega dell'Università della Calabria, sociologa, anche lei del comitato scientifico della FIOPS sulla sperimentazione dell'Housing First, che mantiene diciamo la logica dello studio di caso attraverso una riflessione l'approccio biografico e la valutazione dei servizi per le persone senza dimora. Passo a lei la parola, ti darò il segnale ai 15 minuti. Grazie, sì, Sabina. Buonasera. Intanto scusatemi se lascio la videocamera spenta, ma oggi ho qualche problema di linea, magari provo a riattivarla appena finisco di condividere lo schermo. Buonasera intanto, grazie tante a Teresa per avermi invitato e anche ad Antonella Meo per aver curato questo volume che costituisce oggi un po' l'oggetto del nostro stare insieme. Non avendo moltissimo tempo, direi che vado direttamente alla presentazione del lavoro di ricerca che insieme ai colleghi Giorgio Marcello e Manuela Pascuzzi abbiamo condotto su un servizio di accoglienza notturna per persone senza dimora. In realtà sarebbe diciamo più corretto dire che la ricerca l'abbiamo condotta con gli operatori della struttura che è la Fondazione Casa San Francesco di Cosenza, che gestisce un dormitorio ed altri servizi rivolti ad homeless. Infatti diciamo che la ricerca nasce da un protocollo di intesa, mi piace dirlo perché questo protocollo di intesa, che è durato un anno e che adesso stiamo provando a rinnovare, è stato centrato su una condivisione di interessi, non ha richiesto investimenti di risorse economiche e ha invece ci ha consentito diciamo di mettere a fuoco alcune questioni su cui avevamo interesse a riflettere. Intanto elementi di conoscenza aggiuntivi sulle persone senza dimora, le modalità di lavoro e di accompagnamento delle persone sia all'interno di questo servizio sia nel rapporto con i servizi pubblici e privati esterni e presenti sul territorio, e poi però anche il tentativo di sviluppare strumenti e percorsi di autonomia per gli homeless insieme ad azioni di advocacy. Non è stato fatto tutto, però nell'ambito anche della terza missione del Dipartimento questo protocollo, questo progetto, questa collaborazione continuerà. E quindi in questo spirito, in questa
in questo ambiente, abbiamo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato su circa 500 cartelle che corrispondono ad altrettante storie, ad altrettante persone, conservate negli archivi di, questo, di questa fondazione e registrate dal 2011 al 2019. Durante il periodo in cui sul posto, nel servizio, abbiamo fatto questo lavoro di consultazione, di elaborazione delle informazioni, abbiamo anche potuto osservare diversi momenti della routine quotidiana all'interno della struttura. In questo breve intervento io provo a portarvi le evidenze empiriche piccole di uno studio di caso limitato, premettendo che l'idea di fondo dalla quale noi siamo partiti, che abbiamo provato a sviluppare, è che le politiche e i servizi, sia quando queste ci sono, sia quando difettano, possono modellare, orientare, possono condizionare le scelte di vita e quindi anche i percorsi biografici. Allora, raccogliere storie e analizzare passaggi tipici, le fratture, le cadute, la risposta che si incontra in termini di prestazioni, di servizi, di accompagnamento, può essere una strada per valutare appunto le politiche e i servizi. Le politiche possono in effetti essere studiate dai percorsi, a partire dai percorsi biografici delle persone, sapendo naturalmente che nessun individuo, nessuno di noi è esposto ad una sola politica, ma nel corso della propria vita incrocia piuttosto l'azione di tutte le di tante istituzioni che ci sono, che esistono nel contesto in cui si vive, in più ambiti, attraverso appunto politiche diverse che vanno, volendo fare un quadro dalle politiche per l'infanzia a quelle per la famiglia, ma nel caso delle persone senza dimora, alle politiche educative, alle politiche abitative, a quelle del lavoro. E però allo stesso tempo sapendo che queste politiche sono sempre filtrate, arrivano alle persone in maniera diversa perché sono appunto filtrate da socializzazioni situate, che significa che il loro impatto deve essere un po' valutato tenendo conto della cultura di provenienza, delle persone, delle condizioni familiari, dei contesti sociali di vita. Insomma, con questo approccio, con questa premessa, abbiamo cercato di capire meglio chi sono le persone senza dimora accolte in questo servizio. I risultati un po' confermano quello che è il profilo tipico, diciamo tra virgolette, della persona senza dimora, più uomini che donne. Il 60 su 100 sono stranieri e ci sono tanti giovani, no? Il 43% circa del totale, nel nostro caso, meno di 45 anni. Rispetto alla presenza delle donne straniere in particolare, ci siamo un po' incuriositi, anche interrogati, abbiamo avuto modo di notare l'esistenza di due traiettorie, diciamo, di disagio, di povertà tra le donne straniere, molto che viaggiano e si incrociano ad un certo punto, perché la prima è quella di chi arriva in Italia per lavorare prevalentemente nell'assistenza familiare e si ritrova poi a fronteggiare periodi di disoccupazione. In questi periodi, non avendo appunto un alloggio, ricorre all'accoglienza francescana e quindi gratuita della fondazione. La seconda invece è quella di donne che sempre arrivate in Italia per svolgere prevalentemente il lavoro di badanti, diventate anziane o sviluppate una patologia con una salute precaria, non riuscendo più a trovare collocazione come badanti oppure non reggendo i ritmi faticosi dell'assistenza, finiscono per rimanere intrappolati in qualche modo nell'accoglienza della struttura. Sono donne sole, ma non avere legami familiari è abbastanza ricorrente. Solo uno su quattro delle circa 500 persone di cui abbiamo appunto studiato le cartelle può contare su riferimenti familiari che si possano dire in qualche modo utili, utilizzabili per il reinserimento sociale. La metà di loro non ha un legame coniugale, il 20%
ha interrotto questo legame. Da dove arrivano e come arrivano al servizio queste persone? Interessante notare che molte arrivano direttamente, 7 su 10, questo ci dice un po' che il servizio è la struttura del dormitorio è individuato un po' come il riferimento, no? Per chi non ha un alloggio, perde l'alloggio e non sa dove andare. Arrivano prevalentemente dall'area urbana e dal suo hinterland, ma anche da fuori provincia, e queste persone che arrivano direttamente in genere fruiscono appunto dell'accoglienza francescana. Poco più del 20% delle persone accolte nell'accoglienza convenzionata invece, quindi quella sostenuta dalla regione Calabria in particolare, inviata dai servizi sociali degli ambiti territoriali. Le persone appunto che arrivano al dormitorio sono persone che presentano fragilità e vulnerabilità di diverso tipo, sia legate alla condizione di salute. Ad esempio abbiamo preso in considerazione le terapie, abbiamo un po' studiato diciamo le terapie farmacologiche che vengono somministrate, ma anche di alcol e di dipendenza da sostanze. Questi valori sono sicuramente sottostimati, nella realtà hanno un impatto assai più rilevante, oppure diciamo la loro vita è stata anche caratterizzata appunto dalla precedenti penali. Almeno il 14% delle persone che vengono accolte dentro il dormitorio provengono da altri servizi residenziali. Questo dato è interessante perché o arrivano diciamo da altri dormitori che sono però collocati fuori provincia, oppure più di frequente da comunità per tossicodipendenti, da strutture psichiatriche o da comunità per minori allontanati dalle famiglie, quindi spesso molto giovani, o ancora da strutture di accoglienza per migranti. E anche in questo caso si ritrovano molti giovani che provengono da ex SPRAR per minori stranieri non accompagnati. Le accoglienze durano in media un anno, ma in realtà il dato è estremamente variabile, la durata dell'accoglienza, perché alcune sono, come dire, di passaggio e durano veramente pochi giorni e altre invece molti anni, anche più di 5. Ai dati, stanno dietro a questi dati tante storie, spesso complesse e differenziate, però lo sforzo che abbiamo fatto con i colleghi è stato quello di provare a riflettere sulle condizioni di vita e sulle caratteristiche personali della popolazione, diciamo, di homeless che in questi anni è passata attraverso i servizi. Ci è sembrato di poter individuare 4 gruppi specifici, diciamo così, di marginalità sociale. Il primo gruppo è rappresentato dalle persone che hanno alle spalle una precedente esperienza di istituzionalizzazione. E sono le persone che spesso non hanno, non manifestano una prospettiva diversa, un'aspirazione diversa, e che durante l'infanzia o l'adolescenza hanno subito l'allontanamento appunto dalla famiglia o si ritrovano diciamo ad aver perso una abitudine a stare in un luogo che non sia quello che non sia un istituto. E sono le persone che più difficilmente da sole possono trovare la forza di esprimere una progettualità aperta al futuro e quindi anche una prospettiva di autonomia e di realizzazione personale. Sono un po', diciamo così, i cronici del dormitorio, i cronici dell'istituzione. Si tratta invece, guardando al secondo gruppo, di persone con dipendenze o con disagio mentale. Anche in questo caso diciamo che in termini di disagio mentale o di dipendenza spesso non ci sono indicazioni molto
documentate chiaramente. Addirittura in alcuni casi il disagio mentale è proprio sottaciuto dalle strutture invianti. E per queste situazioni tutto viene in qualche modo delegato, scaricato sugli operatori di Casa San Francesco, che pur tentando insomma di costruire micro reti di collaborazione con servizi di cui evidentemente si ha bisogno, quasi mai riescono però a realizzare una reale coprogettazione. Un altro gruppo ancora è costituito invece da i soggetti o delle persone vulnerabili. Sono quanti hanno, diciamo, sperimentato una precarietà esistenziale che deriva prevalentemente dall'indebolimento simultaneo sia delle reti familiari sia di quelle dei canali di integrazione o lavorativo sociale. Queste persone sono in realtà quelle che senza grandi sforzi potrebbero rapidamente uscire dalla struttura. E così accade spesso, perché arriva una pensione sociale, per esempio, oppure il reddito di cittadinanza, oppure l'alloggio popolare o un'altra sistemazione abitativa. Sono vite in transito in qualche modo, molto differenti sia per condizioni che per provenienza, che hanno in comune il fatto di non avere altre possibilità alloggiative o di accoglienza. E poi un ultimo gruppo invece rappresentato dalle persone straniere, con problemi di salute, a volte anche di salute mentale, e che spesso sono destinate a lunghi periodi di accoglienza all'interno del servizio. Rimangono, queste persone danno l'idea di essere proprio bloccate tra la città e il servizio, nessuno dei due luoghi è adeguato e è pronto ad accoglierle pienamente. Non ne abbiamo poi diciamo costituito, non abbiamo pensato di individuare un gruppo a parte, ma c'è un altro aggregato importante di cui tener conto, che è costituito da quelle che abbiamo chiamato vite concluse, nel senso di biografie che si sono chiuse nel servizio. Sono le storie di chi muore all'interno appunto del servizio, mentre comunque è accolto nella struttura, e si tratta di anziani, ma anche di giovani, di italiani così come di stranieri, e le cause della morte sono naturali a volte, ma sono anche incidenti e tante volte sono le cause sono legate alla mancata o incompleta presa in carico da parte dei servizi sanitari. Quali sono gli aspetti critici, diciamo, del processo di aiuto che abbiamo così potuto mettere in evidenza? Sicuramente ti anticipo che i 15 minuti sono finiti, quindi sì, ho finito anch'io. Ecco, fai i conti tu, grazie. Ho quasi finito. Dicevo, una prima questione è sicuramente che è anche un problema della ricerca, è anche un problema di come per chi vuole riflettere, diciamo, sul tipo di accoglienza che viene poi garantita, organizzata, e ha a che fare con il tipo di documentazione che accompagna l'accoglienza. Spesso quello che abbiamo trovato sono documenti redatti dagli operatori di Casa San Francesco, mentre la documentazione sociale che dovrebbe essere predisposta dal servizio sociale competente è lacunoso, addirittura assente. Questo produce un invio disfunzionale all'interno della struttura, che è una sorta di delega in bianco. Il compito, diciamo, di definire il progetto, semplicemente di offrire una risposta ai bisogni primari della persona, viene affidato completamente all'organizzazione che accoglie. La conseguenza è che il mandato istituzionale del servizio sociale viene confinato alla necessità di fornire riparo e risposta ai bisogni primari della persona in povertà, e a questo difetto iniziale, diciamo, si lega anche la difficoltà poi di sviluppare delle reti, o comunque di trovare un coordinamento tra servizi e tra attori che dovrebbero ruotare attorno al bisogno della persona accolta. Quindi sicuramente i servizi di natura sanitaria
i centri per la salute mentale, gli ospedali, eccetera, ma anche della giustizia, i tribunali, gli uffici per l'esecuzione penale esterna, i centri di accoglienza, i centri di ascolto anche di tipo, come dire, appartenenti più al mondo Caritas, eccetera, che operano tutti in maniera frammentata, proprio manca il necessario coordinamento. E allora a quali conclusioni pensiamo di poter arrivare dall'analisi delle cartelle e dall'approfondimento su alcune biografie? Sicuramente alla sottolineare questi cortocircuiti delle politiche e dei servizi, un po' in ogni area di welfare, sicuramente in quello sanitario ed è veramente lampante, ma anche in quella abitativa, nell'ambito lavorativo, nell'ambito educativo, in quello penale penitenziario, in questa struttura con le persone appunto scontano gli arresti domiciliari. L'attore pubblico ha un peso significativo quindi nei processi di produzione e riproduzione della povertà estrema, più per i comportamenti passivi che per quelli attivi, ossia più per l'inerzia o per la rinuncia ad offrire servizi misurati sulla persona e quindi in grado di assicurare un'adeguata protezione sociale contro appunto i rischi che possono colpire i più fragili. Ok, mi fermo naturalmente, grazie, scusatemi se ho preso qualche minuto in più. No, grazie a te Sabina, grazie molte, credo che anche questo contributo abbia fornito una serie di elementi. Io non vedo in chat domande, potete intervenire ovviamente direttamente nel webinar. Approfitto per agganciare una parte che è il lavoro del gruppo tematico sulla valutazione delle politiche sociali in AIVE ha avviato e che riguarda la formazione degli operatori, perché quello che Sabina richiama è certamente una carenza diciamo delle competenze all'interno delle amministrazioni. Mi piace molto quell'idea del cortocircuito che secondo me andrebbe analizzata in maniera ancora più approfondita, della mancanza di coordinamento, questa delega. E sulle politiche sociali il tema della delega è un tema che vediamo su molti ambiti, perché è una delega al terzo settore, è una delega al privato sociale, è una delega che probabilmente non rende possibile costruire percorsi diciamo né di lungo periodo né di come dire, che rendono esplicita la responsabilità collettiva su alcune condizioni di vita che caratterizzano fasce della popolazione sempre più ampia. Quindi mi sembra molto importante il riferimento che tu hai fatto e diciamo su entrambi i fronti, sia rispetto appunto alla documentazione lacunosa che arriva dall'invio da parte del comune, sia rispetto a un altro aspetto che secondo me nella valutazione è importante, e cioè il lavoro che avete fatto insieme agli operatori, cioè il tema della partecipazione rispetto alla valutazione di questi servizi è oramai un tema cruciale in molti ambiti di valutazione dei servizi pubblici e dei servizi sociali, e credo che su questo ancora si possa fare molto, un coinvolgimento degli operatori e anche dei destinatari di questi interventi che forse può anche garantire una valutazione più mirata e più efficace. Quindi su tutti e due i fronti vedo la possibilità di un approfondimento e di un ragionamento ancora, diciamo, da fare. Ti ringrazio molto, perché questo riferimento agli operatori è molto importante. Grazie a te. Scusami Teresa, faccio solo una... Ecco, Francesca, ovviamente ti ho pensata. Francesca Pia. No, perché la mia era proprio una curiosità, metto la telecamera così. Io infatti, non conoscendo bene la documentazione, i report, no, non ho ancora avuto modo di poter ragionare su e vedere un po' i report e i lavori che ci sono stati, chiedevo proprio, faccio la domanda aperta a tutti, se abbiamo delle informazioni o se è stato fatto, insomma, sono stati raccolti dei dati proprio su dei percorsi di accompagnamento, cioè su come i percorsi di accompagnamento hanno appunto influito sul successo, oppure insomma, sì, parliamo di successo, sul successo di un modello, di un percorso di housing first, no? Perché ovviamente cioè, deduco che è determinante proprio questo percorso di accompagnamento e
per attivare una serie di servizi territoriali. Quindi mi chiedevo proprio se voi avevate questo tipo di informazioni. Non so a chi rivolgere la domanda, quindi cioè, in realtà sarebbe un po' aperta a tutti voi, sia sul fronte valutativo che sul fronte anche della ricerca che è stata un po' fatta, ma anche dell'osservatorio. Quindi volevo sapere questa informazione. Scusate una cosa. No, figurati, io intanto ho passato già il ruolo di relatore a Gabriele, così può intervenire appena chiudiamo. Io dico soltanto una cosa, non so se qualcun altro, ma anche Caterina, oltre Sabina, vuole intervenire su questo. I modelli utilizzati dall'Housing First sono uno basato sul case manager e un altro più sulla comunità. In realtà quello che abbiamo visto, soprattutto nella fase di sperimentazione dell'Housing First all'inizio, è che c'è una grande richiesta di trasformazione del rapporto con gli operatori. Cioè la sperimentazione del modello di Housing First richiede operatori in grado di fare quello che dici tu, cioè di accompagnare, perché passando da un modello che prevede una serie di passaggi prima dell'ingresso in casa a un modello che invece chiede l'accesso a casa direttamente, il rapporto con gli operatori è un rapporto completamente diverso, non è un rapporto diciamo terapeutico o di verifica della terapia, è un rapporto di accompagnamento. Quindi da questo punto di vista, e con Anna Zenarolla avevamo fatto anche alcune riflessioni in merito, è un rapporto che richiede da parte dell'operatore una capacità di mettersi in gioco in maniera molto diversa. Quindi sul piano della formazione, su questo so che è un tema che a te è caro, c'è molto da fare ed è molto interessante, perché richiede proprio una logica di interazione con il destinatario dell'intervento completamente diversa da quella a cui siamo abituati. È un rapporto che non a caso, tanto per dirlo perché so che su questo continuerai a ragionare, non sempre gli assistenti sociali sono in grado di entrare in questa prospettiva, e spesso sono educatori quelli che assolvono questo compito. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualche altro elemento, Caterina o Sabina? Sì, non so, forse se vuole rispondere prima Sabina, io poi rispondo solo Housing First magari. Allora, io una cosa che noi abbiamo notato e che ci ha anche abbastanza colpito è sempre a partire dallo studio di questa cartella, che è uno strumento che nel caso specifico il servizio ha autodefinito, no? E su cui lavoreremo nei prossimi mesi. È una cartella che non ha memoria e non è capace di contenere un tracciamento del futuro, come dire. Nel senso che si apre nel momento in cui la persona arriva al servizio e ne registra la situazione sul momento, ma non ha la capacità di capire che cosa c'è stato prima, se accompagnamenti di altro tipo sono stati fatti, se altri servizi, no, sono stati formalmente coinvolti nella vita di quella persona. Si va invece componendo man mano che si stabilisce, quando si stabilisce una relazione con la persona accolta. Ma poi dicevo, è anche incapace di contenere una previsione futura, perché nel momento in cui la persona lascia il servizio, anche quando nel servizio è passato anni, c'è una diciamo un atto formale che sono le dimissioni e non c'è nient'altro, non c'è un contatto telefonico, non c'è una nota sulla dove è andata a finire quella persona, è stata dimessa per andare dove, se non in situazioni diciamo che sicuramente non sono particolari, non generalizzabili, non è. E allora questo ci faceva riflettere su come proprio ci sia una debolezza rispetto a come è pensata l'accoglienza e quindi anche l'accompagnamento. Quasi come se si consumasse in un tempo che è esclusivamente presente, quindi che non ha né un riferimento nel passato biografico di quella persona né capace, perché è nell'emergenza, perché non è pensata appunto, non è capace di contenere una prospettiva futura. Grazie.
grazie molte Sabina. Caterina, se può intervenire, un minuto. Sì, volevo confermare a Francesca che diciamo, il monitoraggio che facciamo per Housing First è esattamente sui percorsi di accompagnamento. Cioè, l'idea era quella di appunto ogni sei mesi più o meno sentire gli operatori che lavorano sui progetti, sulle persone, per seguire anche l'andamento delle storie di vita dall'ingresso alla permanenza in casa, che è già un risultato di successo, la famosa housing stability per le persone senza dimora che rimangono in casa è già praticamente un risultato diciamo di successo. E in più abbiamo uno strumento, c'è anche Anna Zenarolla qui, che si chiama Onda del Cambiamento, che va un po' a approfondire le dinamiche delle storie di vita e quello che avviene grazie al percorso di accompagnamento, quindi cosa accade nella vita delle persone una volta in casa rispetto a diciamo, la relazionalità, la socialità, il lavoro, obiettivi di vita, salute e tutto il resto. Quindi è quello che proprio seguiamo attraverso gli operatori e l'equipe, come diceva Teresa, insomma, con cui siamo sempre in contatto. Grazie Caterina, approfitto per leggere quello che in chat stanno aggiungendo i nostri colleghi, cioè Anna Zenarolla: la partecipazione al processo di presa in carico ma anche alla valutazione degli operatori sconta il limite del rilevante turnover degli operatori, degli stessi. E una domanda diretta invece a Sabina, nell'esperienza di Cosenza qual è il ruolo del volontariato nella rete? E poi passiamo la parola a Gabriele. Allora sì, velocissima, intanto Anna ha messo in evidenza un elemento di fragilità ulteriore, no? Che è la precarietà anche degli operatori o comunque il turnover. Rispetto all'esperienza di Cosenza, nel servizio specifico, quindi del dormitorio, sono coinvolti operatori che hanno però una contrattualizzazione che è prevalentemente part-time, mentre l'apporto dei volontari, non delle organizzazioni di volontariato, è molto più forte in servizi diciamo aggiuntivi, quindi la mensa, la doccia e altri servizi di questo tipo. Rispetto alla rete, invece, è interessante in questo periodo, con molto ritardo, finalmente siamo partiti.